Allora, non c'è rimasto tempo, ma io voglio chiudere dicendo a Paolo Brosio che non era mia intenzione in nessun modo tirar fuori la sua vita personale, giudicarlo. Ma c'è. E sappiamo benissimo che lui ha fatto un percorso di vita che l'ha portato completamente da un'altra parte e soprattutto non sono qui per parlare della personale di Paolo Brosio. Ribadisco, l'unico tema che mi stava a cuore erano le sue opinioni su Covid, cure e vaccino. Per il semplice fatto che avendo delle opinioni molto dubbiose, non essendo una persona qualunque, essendo un uomo che ha una capacità di comunicare con gli altri importante, mi sembrava giusto parlargli, anche perché a mio parere bisogna stare molto attenti in questa fase alle cose che si dicono e come si dicono. Per il resto, ti hai rinvitato Paolo, scusami che abbiamo finito un po' in maniera complicata, David ti telefonerà personalmente, io devo chiudere... Per ribadire alcuni concetti, io devo chiudere la trasmissione perché, un po' perché mi devo andare a riposare, perché non ne posso no, più. No, infatti, certo. E, dato che è un uomo di fede, Paolo capirà che ho bisogno veramente di un attimo di tregua, mi capirà bene. Ma più che della fede di un farmaco hai bisogno però. Smettila. No, lo dico per te. Hai bisogno della scienza. Ah, io ho bisogno del farmaco. Okay. Io ho bisogno, pensavo fosse Brosio. Io ho bisogno del farmaco. Sicuramente ho bisogno di un farmaco e lo prenderò. A domani spero. Non lo so, sinceramente. No, certo. Grazie. Che spero? Mambo!